Ora che ho fatto. Vabbè, è Natale. Mancano, signora, 8 giorni a Natale e tra 10 è finita. Perché pare che Natale non piace a nessuno. Hai visto, appena esci da casa il 25, tuo cognato fa, non ci vengo più. Mi ci hai fregato quest'anno? Ma chi ti ha chiamato? Perché ti avevamo chiamato? Non mi chiamate più. Ma non ti avevamo chiamato, sei te che sei entrato per conto tuo. Con tuo fratello. Le liti più grosse sono di Natale. Quando uno dice, devo litigare con mia cognata. Aspetta, la vigilia, tanto, la vigilia si vede. Perché io, signora, non so né analogico né digitale. So, come si dice, catodico. Come i televisori a valvole, si ricorda quella che cambiava la valvola? Adesso si cambia solo il televisore. Sono antico. E mi ricordo il Natale di quando ero Pischelletto. Vabbè, sono di Roma, si capisce. Pischelletto, bellissimo. Iniziava, vabbè, mia madre diceva a mio padre che famo a Natale verso l'8-10 agosto, sulla spiaggia, no? Mio padre diceva, non ho capito. Dice, che famo a Natale? Lei dice, ma è agosto. Arriviamo a Roma, settembre-ottobre, Natale, ecco là, perché lo sai, no? Perché noi romani, lo dico perché questo fatto che non c'è il tempo, capito? C'è l'area del tempo. Noi, per esempio, quando parliamo con qualcuno, cerchiamo il supporto di qualcuno che non c'è. Hai capito che mi ha fatto? Ma lì non c'è nessuno. Lui si crea gruppi d'ascolto. A me mo fa, ma non c'è nessuno, lui parla da solo. E il Natale che mi ricordo io, si ricorda forse la signori, signori un po' più grandi, sono quelli di tante persone insieme, giusto? E frigge, si cominciava a friggere anni, mesi prima, anni prima si friggeva. Questi carciofi. Io mi dicevo, mia nonna abitava con me, sentivo verso che era, settembre, ottobre. Dice, nonna, che sta a fare? Sta a fare le prove, perché non facevi le prove pure. E friggeva questi carciofi. Ti ricordi i carciofi fritti? Poi siamo 10 nipoti. A nonna, come va? E Pim Pezzetta. A nonna, come va? E Pim. Dice, nonna, come va? Male. Uno frigge e 10 mangiano, non ci arrivavamo alla fine. E li metteva, ti ricordi, li metteva sulla credenza. Per nasconderli. E poi a Pasquetta dice, ecco quando ho messo i carciofi, perché si scordava pure questi carciofi. Quando, signora bella, lo dico a quelli, era tutto normale, tutto facile. Panettone e pandoro. Non c'era, adesso, hai visto adesso, quello corcoso, qua, zuppa di pesce, con dentro la bacchiaia. Ormai c'erano due panettoni, il panettone e il pandoro. Cioè, a me mi piacciono, uetta. Ce l'avevi, sta cazzo, uetta. Dalla a tuo cugino che gli piace, uetta. È così, si metteva la bustina, si faceva così. 27 tipi. Allora, siccome le feste poi non so come, io, l'anno si è ristretto. E le feste, Natale, Pasqua, tutto attaccato. Tu vai ai supermercati, vedi il panettone e dietro la colomba. Infatti, mi hanno fatto un dolce, si chiama pan con un palenton, che è senza le cose, se ti piazza a Bologna non puoi parlare. Poi piazza a Bologna, ora è da casa, è proprio piazza a Bologna, perché visto il tipo. Lascia più nomentana in fondo, lascia perdere, lascia a Bologna. Era tutto più facile, signora, c'erano quattro primi. E i lasagne, giusto? Dice, ma perché quattro primi? Ma c'è chi ne mangia, sai chi non mangia? La famiglia mia mangiava tutti e quattro i primi, tutti e quattro. Poi c'erano il secondo, poi c'erano i contorni, alla fine, nona, ragazzi, lo dico alla televisione italiana, bandiamo l'insalata russa. Allora, prima di tutto, i russi ci sono stati, non la conoscono, ho detto, scusi, sei russo? Allora, manca la mangiamo. Perché una sorta di maionese con dentro quello che, le chiavi, quello che trovi ci mettono dentro la salsa. E quando avanza diventa di per Saradoga, per umidità, c'è gente che ci sbruffa i muri, non hai visto mai? Perché se piazza a Bologna ne sai queste cose, no? In Saussa ce no, perché ci vuoi. Dai, io ho visto a casa mia, un quartiere popolare, mia madre ha fatto il cocktail de camper, le cocktail de camper di rosa. Ti dico, ma a momenti morivo tutti a San Giacomo, stavo a lavanda gastrica, perché non sanno come si fa, perché mia nonna faceva le cose che andavano fatte, le cose semplici, non è così. Si mangiava facile, si divertivi, giocavi, lo dico, 8 giorni, 6, 24, posso usare un termine forte, non rompetele coi giochi nuovi. Non arrivate a casa, oh, ti ho portato un gioco nuovo. No, non ci servo. I giochi sono, eccoli qua, ce l'ho qui. Sono tombola, mercante in fiera, 7 e mezzo, con la matta o senza la matta, ma a casa una matta. Che manca una matta? Io parlo per Roma, magari fuori Roma non lo capiscono, e c'è pure il 4 di denara, che a Roma si chiama.
Azzuzzi, che te sei fatto? Lo devo dire. Si chiama la sorchetta, non so per quale motivo, ma lo scopriremo vivendo. Arrivano quelli col gioco, c'è un gioco nuovo. Sompa il cavallo che salta l'asinello, vince solo lui, una piotta e mezza solo lui. I giochi, allora, quando giocavamo, eravamo 30 signori a casa, perché eravamo tutti vivi, i parenti, era un bel momento. 30 persone. A tombolo in 30 sembrava la sala bingo re, porco. Poi c'erano 30, di cui 15 dormivano. E si svegliano dopo un'oretta, fa, il 16 è uscito. Dice, sì, stiamo alla quarta partita di mercante in fiera. E c'è il problema del lattante. Ha saputo del lattante che esce sempre. Ma non è vero, nella percentuale un po' usci sempre. Io mi dice, grazie a Salvo. Adesso arriviamo al 2019/20. Si mangiava prima, mangiavano tutti, quello faceva, ah, bicarbonato, vabbè, sognavo. Ma mica adesso, se spizzica, mo se spizzica. Arriviamo adesso, pranzo, già dall'altro anno, arrivai tutti con simpatica, vegano, marziano, veturiano, fruttariano. Leggi la lista dei tipi di mangiare, ci sta il fruttariano e mangia la frutta, il vegano e mangia quello, il vegetariano e mangia la verdura. C'è, signora bella, com'è il suo nome? Silly, che è una marca, che è Silly? Che è Silly? Italiana? Silly, da che nasce? Scusa. Chi è? No, ma è bello il nome, non ho capito perché. Nasce da Silly. Ah, è diminutivo. Ah, è come Giuseppine che si fanno chiamare Giusi. Mi piace. Però mi piace. Ah, gente, mi fa ridere, chiami i ragazzini. I nomi, apro un discorso di nomi, mi piace molto. Allora, prima di dare un nome a un bambino, una bambina, ci devi pensare. Non andare su troppo nomi difficili. Come ti chiami? Tu mi hai detto? Elena. Elena è neutro. Bianca. Bianca è neutro. No, Bianca non è neutro. È bianco. È bianco. Già mi ha spiazzato la percentuale questa qua. La signora si chiama? Maria Concetta. No, Maria, va bene. Quella chiama una ragazzina, la chiami Luna. Luna, no? Rosso. C'è problema. Ecco, se Luna venisse come Bianca, mora con gli occhi neri, ci sta. Ma se ti esce, perché poi non lo sai il DNA, così e così, dice mia figlia Luna, non è Luna, sono le 3:30 pure le 4, non è Luna, sta avanti tempo ardore. Come, ma non la vedi che... E il nome va dato, Bianca è bella, è bella. E il nome va dato dopo, no? Quando cresce, vai. Quando cresce. Poi il problema di noi a Roma, che noi diciamo a tutti che c'è un problema per farli venire. Perché se no se pensano che qui è bello, vengono. I nomi, allora, la differenza tra Roma Nord e Roma Sud, Nord e Sud, è questa qua, sostanziale. A Nord sono favoriti. A Nord ci stanno, a Roma Nord, i cinghiali, i fenicotteri, hai visto che girano lì? Da noi i topi, no. Il cinghiale, ma no, pure un po' da noi il cinghiale, no. Poi un'altra cosa, ad esempio, faccio finta che siete Roma Nord, Voi potete chiamare i figli con le vostre strade consolari, mi capisci? Cioè, tu chiami una ragazzina Flaminia, ci sta. Cassia, ci sta. Aurelia, ci sta. La sorella di Alberto Sotto si chiama Aurelia. Aurelia, ci sta. Ci siamo? Andiamo a Roma Sud da questi qua. Come la chiami tu, figlia? Tu scuola, non abiti tu, come la chiami? Anagnina? C'ho mia figlia Giulia Agricola, una bella ragazza. Ma capisci che siamo già minati in questo, no? L'altra cosa importante, lo dico prima che iniziano le feste, chi è fondamentalista, non mangia quello, sta a casa. Dice io non mangio, dai fastidio. Capito? Fa una cena con quelli come te, tu sei onnivoro, tu con gli onnivori, tu i vegetariani, tu i respiriani, sai come mangi i respiriani così? Non ti sto dicendo niente. Cioè come va? Non mi vorrei ingolfare, capito? Tu respiri, capisci? Il mondo ci sta andando a rotoli per questo motivo, no? Io lo so, andiamo a cena, vado, ci siamo? Cena, primo problema a cena, con nome? Mattia. Scegli il posto, non ti mettere seduto a caso, c'è sta il posto giusto e quello sbagliato. Chiedimi, qual è quello sbagliato? In mezzo. Perché se ti metti in mezzo, tipo sotto rete, al tennis, stai lontano da tutto, ma vicino a tutto. Mi passi l'acqua, mi passi il sale, tu stai sempre a passare qualcosa. Tu stai vicino a te non c'è niente.
Però tu che fai? Vedi una bibita, non diciamo il nome, una bibita, qua C, siamo qui, si può fare i nomi, gli fai, scusa, al tuo cugino vegetariano, vegano, respiriano, marziano, quello che ti parte. Faccio, scusa, mi passi quella, mi fa, prego? Dico, no, dico, mi passi quella bibita? Perché bevi quella? Ma no, io non bevo vino, bevo acqua e quella lì con la C. Mi fa, ma stai scherzando? No, perché se ho sete, bevo, no? Dice, ma sai quella lì? Tu lo sai che fa quella? Che cosa fa? Quella svita i bulloni. Cioè, tu prendi quel, lo metti sul bullone, vai via, torni e tutti i bulloni sbullonati trovi. Io ho detto, ma guarda, mi pare impossibile che una bibita si mette qua, la chiave a croce, la sbottolevai. Lo fa. Cioè, ma tu ci hai mai messo dentro una caramella? Che dicono, no, sai cosa fa? Tutta schiuma. Ma non ce la mette, ma che cazzo vuoi? Non ce la, ma perché devi mettere? No, perché devi mettere una caramella dentro sta bibita, cacci? Ci siamo, no? Non ce la mette, no? Allora sai? Lo sai? Io dico, scusa, lo sai perché hanno fatto la bottiglia di plastica? Perché? Perché sennò devi trovare da un fascia sul magna peggio. Pin pezzo di carne, purtroppo c'è chi non mangia quello, chi non mangia. Siamo tutti diversi, nel bello e nel brutto, capisco, certe cose un po' non piace. Pezzo di carne fa. Ma che mangi? Dico, ma dai un pezzo di abbacchio? Ma che mangi? L'abbacchio morto? Dico, vabbè, non è che lo potevo inseguire all'allevamento. Non è che gli corre appresso mezzi bovini o pio, dico, quello che c'è. Ma tu sai cosa mangi? Ma allora scusa, e se ti uccidessero a te? Guarda, non lo so, ma se si uccidessero a te, una rottura di palle sale, vamo te mezzo. Allora, sei bravo, perché non puoi. Tu c'è scherzi. Raccomandazione, poi inizia serata che rimarrete così, vai via così. Non è un scherzo, è in ospedale, vedi come posso fare. Raccomandazione, tre raccomandazioni vi faccio. Signora bionda, non devi parlare dei santi a me. Io qui vedo tutto, signora. Sono di Roma, ormai l'ho detta, avete scoperto. Primo, quanti siete a cena a Natale? 20. È bella, complimenti, perché è bello. Io da tanti anni non ce l'ho più, 20, però 20 è bello. 20, nome? Franceschi, me lo fai come favore a zio? 20 persone, minimo. Ha già parlato, io lo porto dopo il microfono, che fa amore? Sta scherzando. Mi raccomandato qui, è piazzato tutta roba. Ma sa che manco. Detto sei di Roma? Quadraro. Sta zitto. Quadraro, capito? No. È un quartiere di Roma, sotto, sulla Tuscolana, si chiama Quadraro. Quadraro, non è quadrato. Quadrato. Stavo dicendo, due raccomandazioni. 20 persone, me lo fai piacere? Compra dai 5 ai 7 schiaccianoci. Che normalmente ce n'hai uno perché non si usa durante l'anno, non schiaccianoci in 20 e diventa una missione Mission Impossible, perché il primo o cattura e non lo dà più a nessuno, gli altri aprono come i metodi che voi sapete, chi fa così, chi fa così, chi fa così, chi fa così. C'è tuo zio 85 anni, no? Prende d'un oci 85, no 35 o 30, quelli che c'hai, fa così, fa la forza va girovaga, fa così e fa, aspetta, fa così e fa, ammazza che puzza ste noci. Ah sì, guarda che non è le noci il problema, l'altra cosa, non mettete i cappotti sul letto di nonna, perché tu nonna viene alle 4:30 che gira per casa così, già nonna non va a dormire, no, c'ho tutti i cappotti sopra. I cappotti tutti neri, crea un problema, che qua non va piano, sai qual è il tuo? Pure messi imbriachi, ti metti il cappotto, poi un mentre più. Dice, ma che mi sono magnato? Non è il tuo, è di tuo cognato. E stiamo solo al 24 a sera. Mi fanno, e chiudo, e poi arriva il primo ospite di grande valore, amore, perché è un'amica mia, io voglio bene come una sorella. Quando arrivano a casa, io ho uno zio mio di Roma che sempre sta a botto tutti gli anni. Faceva, zio Mario non viene mai a mani vuote, porto sempre mia moglie.